Questo è l'interrogativo che insomma, mi tormenta da un po'. Francamente, è veramente difficile dire qualcosa che voi non sappiate. Allora mi affido così al ricordo. Voglio dire che mi fa piacere ricordare che nell'aprile del 97, quando ho iniziato a organizzare dei cicli di conferenze sul territorio, è stato il primo. La prima relazione, la prima conferenza di questo ciclo di conferenze, aprile 97, l'ha tenuto appunto il nostro amico Mario Russo. E ne nacque un articolo importantissimo, citato sempre, quello sulla via Minervia, che molti di voi conoscono. Da allora, tante altre volte, Mario abbiamo organizzato delle conferenze, e da allora lui fino a quel momento, ricordiamo che aveva già pubblicato con i Lincei l'iscrizione rupestre di Punta della Campanella, e ha pubblicato i reperti che aveva raccolto per anni, quindi un testo assolutamente che fa parte della storia dell'archeologia della penisola sorrentina. Nel 90 aveva collaborato con Claude Albert Livadi al catalogo e alla mostra sulle tombe del Gaudo di Piano di Sorrento, quindi un'altra tappa fondamentale. E dopo il 97, in precedenza voglio ricordare ancora gli scavi del Teatro Romano di Sorrento. Dopo il 97 sono usciti fuori tantissimi altri suoi lavori, l'articolo sulla villa di Pollio, il fondamentale volume sulle iscrizioni paleoitaliche di Sorrento, un'altra diciamo pietra miliare e tantissime altre cose. Poi sapete benissimo che Mario Russo non è soltanto uno studioso di antichità classica, insomma, una passione, una conoscenza straordinaria del territorio un po' per tutte le epoche. E voglio anche, come dire, farci un piccolo omaggio, una sorpresa, vedendo un Mario Russo dannata.